Buona serata a tutti cari amici. Ebbene, ultimo video di questo sabato 31 ottobre 2020. Siamo alle ore 17:30 minuti primi. Partiamo dal tennis. Il nostro Lorenzo Sonego, il nostro connazionale italiano, accede alla finale dal torneo ATP singolare di Vienna in Austria, battendo per 2-7-0 Evans. E nella finale che si svolgerà domani, controllato orario 11, ma chissà, nel tennis ci sono comunque dei minuti di tolleranza, quindi più che 11, magari 11 e 10. Nella finale che affronterà Rublev, vincitore seppur per il ritiro dell'avversario Kevin Anderson, quindi sarà Sonego Rublev domani per assegnare il titolo di questo torneo ATP. Bene, dopo aver parlato di tennis, parliamo di Formula 1. Dopo 14 anni, quindi dopo l'ultima qualifica e domani, dopo l'ultima gara di Imola, nel lontano 2006, anno che ovviamente abbiamo un bellissimo ricordo del mondiale vinto in Germania ai danni della Francia ai calci di rigore, la famosa testata di Materazzi a Zidane. Ma a parte questo, allora, avevo visto in grafica oggi su Sky che l'ultima pole position, quindi al 2006, fu di Michael Schumacher. Quest'oggi invece la pole position l'ha presa Valtteri Bottas, che ha fatto il giro più veloce in 1:13.609 a soli 97 millesimi da Lewis Hamilton secondo, Max Verstappen terzo, Pierre Gasly a sorpresa, come si direbbe nel wrestling, l'underdog quarto, quinto Ricciardo, sesto Albon, settimo Leclerc, peccato per, cioè è vero, comunque rientra nella top 10 Leclerc, però magari un quinto, quarto posto poteva essere migliore, però vedremo domani nella gara. Ottavo Kvyat, nono Lando Norris, decimo Carlos Sainz, undicesimo Sergio Perez, dodicesimo Esteban Ocon, tredicesimo George Russell, quattordicesimo Sebastian Vettel, quindicesimo Lance Stroll, sedicesimo Romain Grosjean, diciassettesimo Kevin Magnussen, diciottesimo Kimi Raikkonen, diciannovesimo Nicolas Latifi e purtroppo a noi italiani ventesimo Antonio Tonino Giovinazzi. Che gara che ovviamente si svolgerà domani alle ore 13:10 in onda su Sky Sport Formula 1 e su Sky Sport 1. Quindi domani in primo mattino sicuramente il video sul resoconto degli anticipi di Serie A di oggi. Quindi buon proseguimento di serata e buon fine settimana. Alla prossima, ciao!